adesso Micoli si scioglie questo pianto sulle spalle anche di Sannino, dei dirigenti del Palermo. Sono gli ultimi momenti, le ultime volte nelle quali la curva del Palermo urla il nome di Micoli. Da domani Micoli chiude dunque la sua avventura in rosanero, ma è stato un grande della storia del Palermo Calcio. Purtroppo per lui deve salutare il suo pubblico nell'anno della retrocessione, insomma il calcio è anche crudele in certe situazioni. Credo che Micoli non sia nello stato d'animo di fermarsi ai nostri microfoni subito. Forse sì, con Giovanni andiamo da sì, Giovanni. Ce l'abbiamo, insomma, eccolo qua, molto emozionato, ovviamente le lacrime di Micoli. Tutto quello che abbiamo visto negli ultimi momenti significa, Fabrizio, che questa è stata la tua ultima partita in maglia rosanero? Non lo so, adesso non lo so, non mi vado a parlare di queste cose. Mi dispiace, su quello che voglio dire è che mi dispiace perché questa gente non merita quello che ha passato quest'anno e io per primo mi prendo le mie responsabilità, ma tutti quanti si devono fare un esame di coscienza, tutti, perché loro non meritano questo, l'hanno dimostrato anche oggi. Cosa ti porti e cosa lasci a Palermo? Porto tutto, dal primo giorno che sono arrivato fino adesso tutto, non lascio niente, perché tutto quello che ho fatto l'ho sempre fatto col cuore, sempre, quindi non c'è una cosa che non mi porterei con me. Ti posso chiedere di indicarmi il momento più bello e quello più brutto, la fotografia così più bella e quello invece che vorresti cancellare, che immagino sarà questa retrocessione? No, sicuramente quella più bella è la finale di Coppa Italia insieme alla partita di Champions che ci siamo giocato, la Champions con la Sampdoria. Il momento più brutto è questo, tutto quest'anno, non c'è una cosa. Grazie a Fabrizio Micoli. Grazie a Giovanni.